Cosa vuol dire appassionarsi alla vita contadina? Vuol dire alzarsi la mattina, vedere sorgere il sole, vedere cambiare colori in vigna, vedere come l'uva matura, è una passione. È una passione che poi si è trasformata in lavoro e è bellissimo. La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale, ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami, oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso. Dopo quasi 5 anni. Parlando di Brunello in particolare, in questo momento sembra esserci una discussione fra le ragioni del mercato e le ragioni della tradizione, diciamo così. Qual è la posizione della produzione dell'azienda Talenti? Se ci possono essere delle discussioni, non stiamo discutendo sul Sangiovese, ma su altre tecniche o altri tipi di far vino, ma non abbiamo messo in discussione il Sangiovese di Montalcino. Tutto deve cambiare affinché tutto possa rimanere lo stesso. Come va interpretata la famosa frase di Tancredi nel Gattopardo qui a Montalcino? Ma tutto può cambiare, però dipende come cambia. Ci possono essere anche un cambiamento può essere una piccola sfumatura che può portare dei grossi vantaggi. Ma però non cambiare niente, cioè una sfumatura non è che stravolge niente, è solo un ritocco bello, brutto. Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. C'è sempre un maggiore interesse da parte di investitori stranieri sul territorio di Montalcino. Lei ha ricevuto proposte indecenti? Qualche anno fa, però il lavoro e la passione di stare a Montalcino era più grossa di cedere a queste prime tentazioni. Diciamo chi è nato a Montalcino, chi è cresciuto a Montalcino lo fa per passione e per un credo. Poi ci sono anche attività più commerciali, ma questo credo che siano in tutti i campi, in tutti i settori del mondo viticolo e in altri mondi, in altri settori. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Il rosso di Montalcino Talenti, questa è l'annata 2007. Caratteristiche di quest'annata? Annata 2007 è un'ottima annata, diciamo che si presenta con delle sfumature molto aromatiche, molto fruttato, con un tannino leggermente verde per quanto riguarda il rosso, e diciamo che è un medio-lungo longevità di questo vino, comunque potrà essere ottimo fra 2 o 3 anni. Brunello 2003 è completamente opposta come annata, perché comunque a Montalcino negli ultimi 5 anni siamo passati da annate bellissime ad annate caldissime, con molta pioggia in altre annate. Il 2003 è stata una delle annate molto calde, quindi ha una concentrazione molto importante sia nei profumi che nell'alcol, un tannino molto rotondo e molto dolce. Si può dire che ha una longevità media, quindi raggiungerà l'ottimo fra 7-8 anni. Si accosta molto bene a delle carni molto ricche, cacciagione, bistecca fiorentina, ha
o con primi piatti con sughi, quindi molto ricchi, molto sapidi di carne. Sei solo tu, sei solo nei giorni miei, sempre più sei dentro me. Una tradizione, una storia, un ottimo vino, una lunga longevità di questo vino e un territorio, perché comunque nei nostri bicchieri si assaggia un angolo di Toscana. Non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore.